Parliamo di imprese, lo facciamo insieme a Claudia. Fantastica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che piacere di essere nuovamente qui con voi. E allora, il coraggio della competenza, un titolo che dice praticamente già tutto. Ebbene sì, perché viviamo in un momento storico molto particolare, abbiamo bisogno di sentir parlare di fatti, di operazioni concrete che possono sostenerci. Allora non potevamo non parlare di coraggio, ma accompagnato da cosa? Da competenza. È l'anno della competenza, è l'anno del saper fare ed è questa la guida, il fil rouge che la Compagnia delle Opere vuole raccontare a tutto il territorio siciliano. L'appuntamento è per giorno 12 di febbraio, esattamente come si potrà partecipare a questo incontro? Si potrà partecipare collegandosi tramite un link che invia l'associazione personalmente su Zoom, quindi è la prima assemblea dei soci online e sarà con un ospite speciale. Ecco. Oggi uscirà il comunicato ufficiale, possiamo raccontarlo a tutti? Sì. Benissimo, avremo l'onore di avere come guru, come guida del coraggio e della competenza, perché entrambi li rappresenta al meglio, secondo me, Brunello Cucinelli, uno dei più grandi imprenditori italiani. Tra gli argomenti di cui vi occuperete ci sarà la valorizzazione del capitale umano e, come dire, non poteva esserci argomento più azzeccato in un momento di pandemia. Esatto, ed è anche diciamo l'argomento guida di Brunello Cucinelli, proprio perché lui, devi sapere, che si ritiene non il titolare ma il custode della propria impresa, perché l'impresa è di chi la fa, e allora ecco un nuovo modus di valorizzare il capitale umano, che è quello che, come tu ben sai, fa il gioco di un'impresa, di un'azienda. Se ne parla spesso, però vorremmo parlare in chiave diversa di questo tema, proprio perché sarà lui a dirci come vedere con nuovi occhi. Tu sai che abbiamo parlato sempre di economia circolare, di coraggio, di start, di ripresa, e adesso chiudiamo un po' il cerchio con questo tema. Ci sembra opportuno per rimboccarci le maniche e cominciare a fare, perché adesso chi sa fare deve fare un po' per tutti. È anche un momento di rilancio, perché l'impresa comprende che non si può ripartire se non dal capitale umano che sta all'interno delle proprie strutture. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come tu ben sai, un'associazione deve mettere in prima luce queste tematiche, però ti dirò che oltre l'ospite a farlo saranno anche volti di questa nostra associazione, volti nuovi che racconteremo in esclusiva proprio in quell'appuntamento che è previsto per le 19, diremo chi sarà il nuovo direttivo, il nuovo esecutivo alla guida di questa rete di imprese. E quindi, per chiunque volesse partecipare, scusami se ritorno su questo punto, basta contattare la nostra associazione, si riceve il link. C'è anche l'evento su Facebook, c'è la parte social, è sempre in primo piano. Noi parliamo di questo appuntamento in un giorno particolare in Sicilia, è quello del ritorno a scuola, e se parliamo di capitale umano non possiamo non parlare dell'importanza della formazione. Assolutamente sì. Come tu ben sai, la formazione è un tema che abbiamo a cuore da sempre, lo facciamo anche con la nostra CDO Academy, e quest'anno quello che racconteremo è un progetto nazionale. Abbiamo, in un momento di difficoltà, tutte le sedi nazionali hanno fatto un piano formativo che possa sostenere l'imprenditore in più modi, anche quello di potersi incontrare con l'imprenditore del Piemonte, del Lazio, della Toscana, e capire come si opera su altri territori. È uno sguardo un po' più importante che stiamo cercando di sottolineare, e non è una cosa da poco. Ci siamo in parte riusciti e ci lavoreremo ancora di più per il 2021. Infatti, diciamo che questi appuntamenti servono anche per confrontare, per mettere a confronto le esperienze, offrire delle occasioni di crescita agli imprenditori, ma anche a chi vuole affacciarsi al mondo imprenditoriale. Certo, assolutamente sì, ma guarda, ti dico, affacciarsi al mondo imprenditoriale anche in fase di start-up,
e da qualche anno, da quando c'è la nuova presidenza del nostro presidente Salvatore Contrafatto, l'architetto, che la parte degli under 30 è stata ben sviluppata. Adesso anche chi entra da poco nel mondo dell'impresa, il ponte fra l'università e la vita lavorativa è una delle cose, è uno dei temi che ci sta più a cuore. E lo facciamo sia sul piano formativo ma anche informativo, perché sapere è bene per poter fare. E questo lo sai, ne abbiamo parlato anche altre volte alla radio. Guarda, ti dico una cosa importante: adesso quello che stiamo sviluppando e che approfondiremo anche durante l'assemblea sono degli sportelli che possano in qualche modo sostenere le difficoltà in questo momento di chi fa impresa. Ne è un esempio il comunicato lanciato da poco sullo sportello da proporre ai vari comuni in merito al super bonus, al disbrigo pratiche. O lo è per esempio il progetto che abbiamo progettato, scusa la ripetizione, con officine culturali e altre 13 associazioni cittadine per quanto concerne gli spazi pubblici. Stiamo cercando di operare non più con iniziative singole fino a se stesse, ma con grandi iniziative che possano a lungo termine fare la differenza, perché adesso abbiamo bisogno proprio di questo. Ecco, c'è da dire anche che nelle passate edizioni gli imprenditori hanno più volte sottolineato l'importanza di questi appuntamenti per la crescita tutti insieme. Certo, insieme, perché da soli non si va da nessuna parte, sempre insieme. E devo dire, guarda, molto spesso all'interno di qualsiasi associazione, non voglio vantarmi soltanto di questa rete preziosa che per me è la Compagnia delle Opere, ma in generale nel mondo associativo si riesce a fare imprese insieme. Sono tante le storie di chi ha fondato realtà imprenditoriali proprio per grazie a una stretta di mano all'interno di un appuntamento, di un convegno, start-up, novità nel mondo agroalimentare, perché ti frequenti, perché ti vivi, perché c'è qualcuno che sa dirti no, non fare questo, non entrare in quel mercato, ascolta questo consiglio, vai da questa persona e come tu ben sai, chi sa dirti di no, chi sa accompagnarti può realmente far sviluppare quello che è un tuo sogno o il tuo operare anche nel territorio, perché poi la Compagnia delle Opere sì è presente in tutta la Sicilia, ma il cuore pulsante è qui nella Sicilia orientale. Devo dire che molto spesso ci siamo incontrati dal vivo a grandi appuntamenti in cui la vostra radio è stata sempre in prima linea. Questa volta saremo online, è una nuova esperienza per un appuntamento così istituzionale, però le cose diverse sono belle ugualmente. Esattamente, diamo ancora una volta l'appuntamento per il 12 di febbraio, ricordiamo come è possibile partecipare. Assolutamente sì, 12 febbraio ore 19, basta collegarsi cliccando sul link che manda la nostra segreteria, richiedendo alla nostra segreteria tramite Facebook, tramite mail, tramite il nostro sito il link. L'appuntamento è aperto a tutti, basta semplicemente chiedere il link. Il coraggio della competenza, questo è il titolo dell'appuntamento organizzato da Compagnia delle Opere per il 12 di febbraio. Grazie ancora a Claudia Fuccio per essere stata in nostra compagnia, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.